Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Children of Morta, un gioco che uscirà a settembre del 2019, al momento è in beta e a detta degli sviluppatori faranno degli eventi free to play dove potrete giocare una demo. Adesso noi lo andiamo a vedere, io sono completamente a digiuno di questo gioco perché l'ho in lista da diversi mesi, poi ho avuto possibilità adesso di installarlo. Lo andiamo a provare. Al momento non c'è la lingua italiana, non so dirvi se arriverà in futuro, quindi cercheremo insieme di capirci qualcosa e di vedere che cosa offre questo gioco. La grafica è la classica pixel grafica. Margaret awoke, Margaret, startled, a svegliati. cold sweat clinging to her. Sta sudando She freddo. gathered her thoughts. Raccoglie i Aged suoi wood pensieri. creaked, echoing through the quiet rooms. C'è uno scricchiolino del legno che sente, c'è un temporale fuori. Near the house Vicino stood alla a shrine casa to Rhea Dana, un goddess and daughter of the santuario land, of Rhea and the e va being veloce. of Io spero comfort. mettano l'italiano perché comunque è molto basato sulla storia questo gioco, quindi Margaret non sought sarà facile answers. capirci qualcosa, anche perché va veloce. Quindi è uscita di casa durante questo temporale, sta aprendo un santuario ed entra But in the questo goddess santuario. did not speak. Il Dio non ha There was parlato. only the faint whisper of something dark, C'era solo un sussurro di something qualcosa di oscuro, hungry. qualcosa di affamato. Beh, poi devo dire che The old seer's bones stilisticamente è felt the notevole. weight of their age as she climbed. Sentiva il peso degli anni sulle ossa. Questa vecchia qui. The only thought on her mind, has it begun again? Aveva solo un pensiero in testa, è cominciato ancora. Non mi fanno impazzire queste ambientazioni con cristalli fluttuanti, insomma, però sembra sapere il fatto suo. John's mission La is missione simple. di He John was sarà to investigate semplice, deve Rhea's investigare greatest shrine. su il più His grande santuario mother di Rhea. presented La him sua madre l'ha with a presentato fresh con divinity un shard. cristallo di una divinità, divino, insomma. Si può giocare in From coppa his e a schermo brother condiviso. came a newly Da suo sharpened sword. fratello una spada. His wife gave him a Sua moglie kiss invece gli ha dato and un his bacio. daughter's E sua figlia hugs un were full of abbraccio reason to pieno di return home ragioni di safe. tornare a casa salvo. E lui parte. Dai, pian piano ci stiamo capendo qualcosa. Però vorrei anche un po' di gameplay. Di questo gioco se ne parla da tanto, però pensavo uscisse in questo periodo, ma settembre invece. Attendiamo che carichi. Ok, ci siamo. Ci siamo avventurati in questa foresta. Muoviti con Vasd, perfetto. Si può colpire, bello, mi piace. Sì, attraversiamo il ponte. Che bello però. Abbiamo uno scudo che devo capire come si usa. Rhea, a land long forgotten, a Rea, place una terra a of lungo unimaginable dimenticata, un beauty. posto di inimmaginabile bellezza. E mo? Si va. What is this? Vabbè, andiamo avanti. Ah, ok, shift per parare. It first appeared a sludge given life. Allora, John usa la sua spada per attaccare i nemici. Premi il tasto sinistro per attaccare, ok. Bello.
cosa sono delle cose, diciamo, degli slime maledetti. Ah, questo gioco con la lingua italiana sarà sicuramente un capolavoro. Il sonoro, poi io purtroppo nei video non sono molto bravo a gestire l'audio, ma vi garantisco che la musica di sottofondo è veramente bella. Le inquadrature, il livello di scenografia, fotografie, se così si può dire, è veramente notevole per la pixel grafica che ha. Allora, io non oso immaginare cosa possa succedere se muoio. Comunque, questi hanno lasciato... Ok, evade. Ah, premi spazio per schivare. Ok, evade inteso schivata in questo modo. Cioè, in realtà scappa via. E poi corri via. Citazione, eh. E non è facilissimo, perché corre nella direzione in cui stai puntando, ma puntando non col mouse ma guardando, quindi io premo di qua, corre di là. Ok, dai, adesso proviamo a usare anche lo scudo e vediamo se funziona. Eh sì, bello anche il suono dello scudo metallico. Prendiamo la cura, andiamo avanti. Io non lo so, ma control layout, ok, vedete qua i tasti con info screen, ESC, obiettivi, ok, vediamo un po', T obiettivi, investiga sul percorso degli dei, il tab non funziona ancora, sì, dobbiamo ancora sbloccare delle cose, un muro che ci impedisce di andare avanti, ha una speciale abilità per usare il suo scudo, ok, left shift l'abbiamo già fatto, ho già visto. Si sono scaraventati tutti sullo scudo. Ok, siamo quasi morti però. Però ci siamo curati. Molto bene. Non abbiamo proprio una capriola. Possiamo correre, però adesso ci sta aiutando anche parecchio. Ok, siamo quasi morti però. Finché ci stanno lontani. Oh, ce la siamo vista brutta. Ok, andiamo avanti. F. Allora, Bergson usa il suo cristallo della vita per distruggere gli oggetti corrotti, per ripulire, purificare, insomma. Banished by light itself, the corruption bandito dalla luce. Leaving the shard cold in hand, dark in need of life. Questa atmosfera così dark mi ricorda anche molto Diablo. Comunque si ispirano tutti a Diablo, è un po' purtroppo il discorso che chi ha portato un genere verrà ricordato per sempre. Souls per i Dark Souls, cioè Souls-like per quelli che hanno introdotto, diciamo, una difficoltà elevata con un combattimento in terza persona, e Diablo-like la hack and slash. Richiede una gemma, ok. I grandi forzieri richiedono una gemma, si trovano in differenti posti come i corpi degli animali. Ok, questo è un alpaca, recupera una gemma. Prendi la gemma, okay. Ok, qua in fondo vedete la gemma che abbiamo raccolto. Adesso apriamo questo forziere, vediamo cosa ci troviamo all'interno. Cos'è? Atas Ignition. Ok. Ah, ok, ti aiuta con un buff. Ok, poi danneggi i nemici praticamente col fuoco. Vediamo un po' se funziona. Spero sì, si attivo. Attenzione, prima di... Ok, pericoloso. Che cacchio. Mi sta congelando. Ah, ok, però vedete che gli dovrei dare tipo un danno da fuoco, questo qua. Ho guadagnato uno skill points. Ok, tab per lo skill tree. Ok, interessante. Ok, spendi skill point per guadagnare nuove skill. Ok.
No, 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 no. Posso aumentare solo questa. Che cos'è questa? Chiama la spada dal paradiso. Ah, col tasto destro. Ok, prendiamo questa, dai. Premuto. Vorticosamente. Figo. E poi ci vogliono 7 secondi per recuperarlo. E no, ragazzi, qua io ve l'avevo detto, lo sapevo, che comunque era un gioco con un certo background, con un certo fascino, ma qua, ragazzi. Goblins, a familiar threat, albeit farther out than usual. Io spero traducano, spero traducano, perché all'inizio mi sembrava proprio in italiano questo gioco. Adesso, tac. Ok, distrutte. Andiamo a tirare minnanza. Allora, qua vediamo le skill. Con la nostra vita massima, la possibilità di schivare. Infatti, ogni volta che ci colpiscono, abbiamo una percentuale di non subire il colpo. Non è in base per quello, probabilmente perché non hanno messo la capriola. Le skill, la mappa che non è disponibile, e il codex dove ci spiegano tutto quello che abbiamo scoperto del gioco. Cos'è questo? Ok, Inherently no. Spade dal paradiso. ill-bathed, goblins were an Sì, unfocused, no, comunque, ragazzi, constant threat. sono notevole. Le voci, la musica, bello, bello, bello. E non mi danno niente per dire queste cose. Questo è un segreto, probabilmente, ma non c'entra niente. Magnificent, but dangerous, the land Magnifico, of ma love found pericoloso. and of love lost. Che bello. Questo va senz'altro nella lista degli indie da controllare, soprattutto per quando arriverà settembre. E magari ci troveremo anche una Before lingua him italiana. was sacred ground, left untouched in days gone Oh, by. cos'è quello? Ah, siamo entrati? Remaining calm and collected, the shock of his heart skipping beats was concealed in expert fashion. E questa? Before him stood Linda, his eldest daughter, with bow and quiver at the ready, determined to do her part. Cioè, ha trovato sua figlia con una balestra? Ah, qua si può giocare in due. Ah, ok. Raccogli. E praticamente con la Q creiamo un'aura che danneggia i nemici. Ah, ok, questa ci dà una mano. Interessante. Interessante. Ma abbiamo una mappa adesso, no? Andiamo di qua. Ah, ok, questa ci dà una mano. Vediamo cosa succede se la lancio. Ok, anche questo. Inizia a diventare complicato, eh. Siamo morti. No. Una reliquia divina, un regalo dagli dei, usala in combattimento. Ah no, è quella che abbiamo appena preso. Ok, però siamo morti, quindi. Va bene, siamo morti però. Quindi, ragazzi. Ah, press Q e rilascia. La C per i consigli. Ok. Non capisco perché. Mi sa che siamo morti nel mentre mi stava facendo il tutorial, quindi torniamo al titolo. E riproviamo a entrare, vediamo come funziona anche il sistema di salvataggi. Perché mi sa che abbiamo buggato il gioco, perché siamo morti mentre stava per spiegarci quell'aura divina. Ok, quando si muore si ritorna all'ultimo save. Probabilmente prima ci eravamo bloccati perché è subentrato il tutorial. Comunque si riparte dall'ultimo punto.
Diciamo che non ho finito il primo livello in modo da ottenere un checkpoint. Infatti sono ripartito proprio all'inizio dell'avventura, ma meglio così perché non me lo voglio spoilerare troppo. Io attendo e spero facciano una lingua italiana con l'uscita del gioco a settembre. Per intanto abbiamo visto come funziona all'inizio. Ho sbagliato questa barra sotto, dovrebbe essere, ecco, la barra dello sprint. La vita in realtà è qui. Quindi diciamo che prima pensavo di star per morire, ma in realtà avevo solo fatto avevo questa barra vuota perché stavo per saltare via, cioè ero appena saltato via, diciamo, con questa fuga col tasto spazio. Quindi ragazzi, noi abbiamo visto l'inizio di Children of Morta, un gioco sicuramente promettente, e l'ho detto anche più It volte. first appeared a sludge Tetro, given con una life. storia che sembra interessante, ma vorrei capirla bene capendoci, diciamo, con la lingua italiana, quindi spendendo i punti magari con attenzione, in base anche al mio modo di giocare. Quindi io attenderò settembre, magari faremo un video di aggiornamento su questo gioco, lo metterò sicuramente nella lista dei giochi da riprendere durante quest'anno. per intanto, scusatemi. Fatemi sapere che cosa ne pensate e noi ci vediamo al prossimo video gameplay. Alla prossima, ragazzi. Ciao ciao!